Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Ninjala per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso video ho completato il secondo episodio del secondo capitolo della modalità storia di Ninjala. Oggi volevo completare insieme a voi l'episodio numero 3 che si chiama Il terrore di Oedo, una bestia in libertà. Vi ricordo che mentre il multiplayer è gratuito e non richiede neanche l'abbonamento Nintendo Switch Online, la modalità storia invece è a pagamento e si può acquistare direttamente sul Nintendo Shop. Se non sbaglio, in questi giorni potete acquistare a prezzo scontato il capitolo 1, che vi avevo già portato tempo fa sul canale. Potete trovare tutti i video nella playlist dedicata a Ninjala. Per quanto riguarda la modalità difficile, purtroppo non posso ancora attivarla perché si può attivare solamente dopo aver completato almeno una volta tutti gli episodi di un capitolo. Senza perdere altro tempo in chiacchiere, adesso direi di iniziare l'episodio 3, Il terrore di Oedo, una bestia in libertà. E rieccoci qua. Vediamo dove va Berekka. Se non erro, è qui dove l'ho perso. Ha visto qualcosa. Eccolo! Leonard! Pensavo di averti avvertito, ma non è troppo tardi. Torna indietro se ci tiene la vita. Che diavolo sta succedendo qui? Voglio solo sapere la verità. Questa è una risposta infelice. Uia. Sta collaborando con gli alieni, i ninja spaziali. E gli altri che caspita sono? Oh mamma. Cosa caspita? Avresti dovuto starmi a sentire. Che cos'è quella cosa raccapricciante? Aspetta, dove stai andando? Uia. Questo mi sa che è tosto da abbattere, Però è fichissimo. Ok, allora, intanto inquadriamolo, evitiamo i suoi attacchi. Aia. Però ragazzi, che spettacolo. Mi sta facendo malissimo. Diciamo che è un degno avversario. Dove è andato? Eccolo. Ha tentato di prendermi di sorpresa. No, no, mi ha imprigionato. Allora, devo scappare. Non troppo, però. Volevo recuperare queste sferette. Poi devo recuperare anche un po' di salute. Ok, non posso ingrandire la mia arma, Accidenti. Mi sta facendo malissimo. Attiviamo la spada. Ah, quegli artigli che sembra... L'ho sconfitto? Questo sì. Sembra Wolverine. Sembra veramente Wolverine. Allora, recuperiamo... Aumentiamo la barra della stamina, così posso creare anche un'arma gigante. Eccola. Dovrebbe apparirne un altro adesso, Ah no, appaiono gli alieni normali. Però stiamo attenti perché uno di quelli potrebbe riapparire da un momento all'altro. Bello però, finalmente degli avversari decenti. Dove sono? Ah, eccolo qua. L'avevo sentito. Ok, sconfitto anche quello.
Non è che posso andare chissà dove comunque, eh. Ce n'è un altro anche qua. Eccolo, eccolo, lo sapevo. Mamma mia che bestiaccia. Guarda, facciamo così. Oddio, che male. È molto forte. Ragazzi, sono in fin di vita. Sono veramente in fin di vita. Devo aspettare un attimo che si ricarichi la barra, perché se no non vado da nessuna parte. Quelli li ho bloccati, li sconfiggo così. Doppio hippon. Adesso aspettiamo il nostro amico, che ha evitato il mio attacco. Ne sono apparsi altri due comunque, eh. Vieni qua. Te mi lasci in pace o... Voglio provare a tenere da parte l'attacco speciale. È ancora in piedi, eh. No, mi ha imprigionato. Devo stare attento perché mi attacca anche alle spalle. Lo attacco di sorpresa. Accidenti. Si teletrasporta, è quello il problema. Mi manda KO. Forse ce l'ho fatta. Forse. No, è ancora in piedi. Aspetta, 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 non attaccarmi. Non attaccarmi. Dai. Vai giù. Ce l'ho fatta? No, ma vai, ancora in piedi. Adesso basta però allora. Dov'è? Ah, si è teletrasportato da questa parte? Un hippon dietro l'altro. Ma in realtà non è che l'ho sconfitto, in realtà sto sempre affrontando lo stesso, solo che è tostissimo. Aia. No, 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 no. Quello piccolino gli sta dando una gran mano. Ok, l'ho fatto subito sparire. Ce n'è anche un altro da eliminare. Vai giù. Bello, sto episodio mi piace perché sta durando più del previsto. Dove sei? Eccolo qua. È tornato alla carica. Ti chiamerò Wolverine. Attenzione, attenzione. Triplo Kaioken. Anch'io faccio che usare la spada. Attenzione. Non vedo niente. Distruggiamo questo drone. È molto resistente. Vai giù. Devo scappare. Mi sta inseguendo. Aiuto. Aiuto. Mi sta inseguendo.
Ah, non avevo notato la barra della vita là in alto comunque. Anche lui non è messo benissimo. Dov'è? Non lo vedo. Eccolo. E vai giù. Accidenti. Mi conviene utilizzare lo spadone, eh? Ce l'ho fatta? Forse finalmente l'ho sconfitto. Ah, eccolo là, guardalo. Guardalo là. Ce l'abbiamo fatta. Bella, 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 bella sta battaglia. Veramente molto bella. Ancora non ti arrendi? Guarda come scappa. Maestro? Sei al sicuro, Berecca? Sì, ma i ninja spaziali hanno inghiottito lo shinobi. Cosa hanno fatto? Ma che dici? E poi sono scappati. Cosa sta tramando la VNA lì? Devo scoprire di più su cosa sta succedendo. D'accordo, chiederò anche a Cappei di indagare. Grazie maestro, fatemi sapere se scoprite qualcosa. Lo farò, però stai attenta. Allora, ho completato anche l'episodio 3, veramente spettacolare. Tra i 3 per il momento è quello che mi è piaciuto di più. Nel prossimo episodio completerò insieme a voi l'episodio numero 4, Oedo in pericolo, sconfiggi Robo Yokozuna Gorikimaru. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Ninjala. Alla prossima ragazzi!